L'undicesima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta giovedì 25 novembre in una delle location storiche di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato le eccellenze del mondo imprenditoriale, legale e professionale che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta da Manuela Donghi e Giacomo Iacomino, rispettivamente Head of Channel e Anchor di Le Fonti TV, l'emittente punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria e economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. È il premio studio professionale dell'anno consulenza direzionale e organizzazione d'impresa. Il premio va a Studio Peloso Business e Innovazione. Eccoli! Complimenti per l'ampia competenza nel campo della consulenza direzionale e dell'organizzazione d'impresa, per la continua innovazione, l'attenzione alla qualità e l'affidabilità. Studio Peloso Business e Innovazione. Eccoci, buonasera e complimenti. Studio professionale dell'anno, consulenza direzionale e organizzazione di impresa. Siamo in compagnia di Fabrizio Peloso, fondatore e direttore dello studio Peloso Business e Innovazione. Benvenuto. Grazie. Durante questa serata avete ottenuto il riconoscimento come studio professionale dell'anno nel settore della consulenza direzionale e organizzazione di impresa. Che commenti può fare a questa vittoria? Beh, sicuramente è merito dei miei collaboratori, è merito mio, dello sviluppo che abbiamo avuto negli ultimi anni grazie a un'innovazione dell'organizzazione, nella fornitura di consulenza per l'analisi dei modelli di business di impresa. Questo aspetto ci sta ripagando dopo molti anni di sperimentazione e di innovazione. Da qualche mese dopo la pandemia, la richiesta sul mercato di analisi modelli di business è cresciuta molto e ci vede protagonisti di una forte implementazione anche dell'organizzazione dello studio e dell'area di attività che oramai è orientata su tutto il Triveneto e oltre. Come ha reagito il vostro settore alla pandemia e qual è stato il vostro approccio? Sicuramente nel nostro settore durante la pandemia molte aziende hanno colto l'opportunità di riorganizzarsi, di rivedere i processi interni e soprattutto mutuando quelli che sono gli aspetti di digitalizzazione dei processi. Quest'area ci ha visti protagonisti proprio perché riusciamo a intervenire nell'identificazione delle criticità delle imprese e a ottimizzare quelli che sono i processi operativi all'interno delle organizzazioni. Che obiettivi vi ponete per il 2022? Sicuramente il 2022 è un anno molto importante, abbiamo traguardi su grandi imprese e di conseguenza ci struttureremo. Sarà un anno veramente dove lo studio farà un grande salto di qualità e naturalmente anche di dimensione, quindi auspico che da questo punto di vista il nostro raggio di attività si evolva ulteriormente su tutto il nord Italia.